Niente da fare, quest'anno, per il grande fratello VIP di Ilary Blasi. Lunedì scorso un'altra batosta, gli ascolti premiano ancora i bastardi di Pizzo Falcone 2, Souvenir. La fiction ha registrato 5.271.000 telespettatori, share 22,56%, battendo a mani basse il reality in onda su Canale 5, che è stato seguito da 3.705.000 di telespettatori per uno share pari al 21,02%. Evidentemente gli inquilini e le vicende della casa, nonostante i 3 nuovi ingressi, Alessandro Cecchi Paone, Ella Weber e Maria Monse, che è già stata eliminata, e picchi di trash che restano sempre altissimi, il grande fratello VIP non riesce proprio a decollare. Che dice Ilary a proposito degli ascolti fiacchi rispetto all'edizione precedente? Non si è ancora espressa su questo argomento, ma ha parlato, anche, del reality nell'intervista rilasciata nei giorni scorsi al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. A quanto pare, nonostante sia un impegno consistente, condurre il reality equivale a riposarsi per la moglie di Francesco Totti. Nel senso che è non niente paragonato allo stress di districarsi tra i 1000 impegni che scandiscono la sua vita da mamma. La Blasi, infatti, ha 3 figli, Christian, 13 anni, Chanel, 11 e la piccola Isabel che è nata nel 2016, dei quali si occupa senza alcun aiuto dall'esterno. Un inferno, ha detto, ovviamente con ironia, nell'intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Per questo motivo, incredibilmente, quando è impegnata tra prove e diretta per lei significa prendere fiato. Ilary ha lasciato la conduzione delle Iene per dedicare anima e corpo al GF VIP, che la impegna 2 giorni a settimana, la domenica, giorno delle prove, e il lunedì, quando va in onda la diretta. A volte, inoltre, le capita di andare in onda 2 volte a settimana. Succederà, per esempio, anche questa settimana con la puntata speciale del GF VIP in programma l'8 novembre. Ecco, in queste giornate lei si riposa. Un inferno, ha detto Ilary, dico solo che a fare il GF VIP mi riposo. Portali a scuola, riprendili, ospita gli amichetti a casa, fagli fare lo sport e i compiti. Per non parlare di quelli di matematica, che definisce il mio cruccio. Ho fatto lo scientifico, ma quando vedo i numeri mi si incrociano gli occhi. Per fortuna ci sono anche mia mamma e mia suocera, ammette la conduttrice che col marito ha più volte confidato di non aver mai cercato alcun aiuto esterno per occuparsi dei loro bambini. E dire che Totti ha confidato di recente di volere 5 figli. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.